Si è chiusa nel weekend superando le 2.000 presenze all'RDS Stadium la tappa riminese di Italia Tattoo Convention, un'immersione nel mondo dell'inchiostro su pelle con più di 100 tatuatori provenienti da tutta Italia ma anche dall'estero che si sono ritrovati per presentare la loro abilità al pubblico sfidandosi in numerose gare suddivise per categorie. Premi alla rissa dello studio Gringo Tattoo Best of Show e Manuel dello studio Bully Tattoo Brothers Best of Day di domenica, il concorso a tema. Ma se lo è aggiudicato Laura dello studio Tattoo Space, riconoscimenti anche a Manuel dello studio Bully Tattoo Brothers, Bianco e Nero Big e Alessio dello studio La Torre dei Diavoli, Crazy Tattoo. La cantante Marta Bianchini è stata eletta Miss Rimini Tattoo Convention. La manifestazione riminese non è stata una semplice parata di tatuaggi, spiega Riccardo Piaggio dello studio Dream Maker e uno degli organizzatori della manifestazione, ma un'occasione per documentarsi su stili, filosofia, tendenze, storie di questa arte antica che ormai è parte integrante della nostra cultura. Una convention pura che si concentra sul tatuaggio da ogni prospettiva. Abbiamo deciso, precisa Piaggio, di massimizzare la nostra attenzione sul tattoo in sé, puntando il focus sulle opere dei partecipanti in gara e sulle loro esperienze. Un team di videomaker e autori televisivi rende Italia Tattoo Convention all'avanguardia interattiva, con contributi video trasmessi sui maxi schermi per approfondire a 360 gradi l'arte del tatuaggio, continua Piaggio, attraverso la voce di chi tatua e di chi si fa tatuare. Un'occasione unica per poter incontrare artisti provenienti da ogni angolo dello stivale. Dopo la tappa riminese, conclude Riccardo Piaggio, saremo a Piacenza dal 5 al 7 aprile per l'ultima convention di questo lungo tour. Italia Tattoo Convention non è solo una delle manifestazioni più longeve sull'arte del tatuaggio, è anche e soprattutto una realtà in evoluzione, in crescita continua.